Buongiorno a tutti e benvenuti alla puntata dell'OTG Sport. Dopo un girone di periodo che non riuscivo mai a trovare un momento di fare il TG Sport, invece sono tornato a rifarlo e adesso torno a riprendere. Mi mancava veramente fare il TG Sport perché a me mi piace leggere tutto tipo di sport, non solo calcio, ma tutti i tipi di sport. Chiaramente adesso in questo periodo c'è anche lo sport invernale, c'è la Coppa del Mondo di sport invernale, quindi ci sono tante belle cose. Andiamo però a vedere che ci sono tante le novità, soprattutto campionati di calcio tornano a giocare, come la Serie B, come la Serie A, la Liga, la Bundesliga. Tornano completamente a giocare come mi piace a me, e soprattutto torna anche il basket di Eurolega che non ha mai finito di finire. L'NBA è tornato a giocare di continuo, lo sci alpino, il rugby della Challenge Cup, il tennis con l'US Open, bellissime qualificazioni, soprattutto una italiana. È finita la Rally Dakar. Soprattutto poi andiamo avanti ancora, accorciato con gli sci, ci sono tante le belle novità. La palla a mano torna a giocare con soprattutto il campionato europeo, che giocherà questo pomeriggio sera, ma andiamo a vedere anche le altre cose e notizie. Sono chiaramente, come al solito, grazie alla collaborazione Adorado del Pugino d'Est, Staff Radio e RDO 1, come al solito, le due parti del TG Sport. Cominciamo subito a parlare delle notizie del calcio mercato, l'unica più vicina della Juve, se Eriksen e Giroud accetteranno il ruolo ripudiato in Premier. Edicola Gabigol al Flamengo, blocca Eriksen. Inter Juve, altre derby per i giovani. Kong, parliamo di US Open, dove si stanno volgendo queste US Open molto contestizzate, questo US Open, soprattutto per i gravi incendi che sono ancora in Australia. Però parlo di questa bella notizia di Martina Trevisan Gioia, senza freni si qualifica per il suo primo slam battendo la Borgland. Andiamo a vedere le probabili formazioni per questa 20ª giornata di campionato, giorno di ritorno per la Serie A. Andiamo a vedere che alle 15 di sabato giocherà Lazio-Sampdoria, ma andiamo a vedere che l'Inter Sensi e Barella titolari, Bastoni in vantaggio su Godin, Pelmino conferma Castiglieco, Ivanovic e Leandro, Juventus, Ramsey e trequartista, Lazio Correa rischia un altro forfè, nel Torino in panchina Verdi, nella Roma spazio a Under e Fiorentina Cutrone dal primo minuto. Parliamo che, alcune squadre della Serie A hanno giocato la Coppa Italia, dove io parlo che la Coppa Italia è solo per squadre big, non è più per squadre piccole. Parte il Torino, ma il grande Torino lo sappiamo che è un Torino interessante, però se andate a vedere le squadre che sono rimaste per giocare i quarti di finale, andate un po' a vedere, c'è Juve, Roma, Napoli, Fiorentina, scusate, Lazio, Fiorentina, poi c'è Napoli, Milan e Torino. Quindi queste sono le 8 squadre che giocheranno i quarti finali nella prossima settimana, però se devo dirla tutta è solo per le grandi. Andiamo a vedere le altre partite, come dicevo, Lazio-Sampdoria sabato alle 15, Correa ancora out, occhio a Caprari, Simone Inzaghi schiererà Johnny al posto dello squalificato Lulic, Correa verso un nuovo forfè, sempre pronto Caicedo, Rusic non ancora recuperato, una Sampdoria dubbio su il partner di Quagliarella,
Caprari, Bonazzoli e Gabbiadini in corsa, confermati invece Ianto e Linetti. Ok, con lei. Con lei. L'altra partita delle ore 18 è Sassuolo-Torino, dove riesco Locatelli dopo la squalifica e Verdi in panchina. Altra partita delle ore 20:45 ci sarà Napoli-Fiorentina, Koulibaly e Mertens sempre KO, gioca Cutrone. Andiamo a vedere l'altra partita delle 12:30 del pranzo tra Milan-Udinese, Donnarumma in recupero, spazio alla lasagna. Gigi Donnarumma potrebbe recuperare a essere regolarmente in campo, confermato il 4-4-2 con Castiglietto, Janko, Ibrahimovic e Leandro davanti, l'Udinese ok con Striga Larsen, coppia d'attacco, lasagna e Okaka. Vi dico già che è stato venduto Cussetto al vuoto, l'altra squadra, la famiglia Pop, che a quanto per me, veramente, posso dire la verità, Gino Bodo, che è il figlio del patron, è più interessante alla Premier League che alla Serie A, molto male. Altra notizia è quella dell'ora 15 tra Bologna e Hellas Verona, Rosolini in dubbio, Pazzini al primo minuto. Brescia Cagliari alle 15, Donnarumma ancora in panchina, out per il cacciatore. Alla partita delle ore 15 è Lecce Inter con Barak con la Padula, e invece dall'inizio sarà forse Sensi e Barella. Parlo sempre di probabili formazioni. L'altra partita delle ore 18 sarà Genoa Roma, Sanabria con Pande, e gioca invece Under. Nicola Sottici crescito con Daniga, Barreca e Griglione agli esterni, Pande con Sanabria davanti. La Roma sente Collero e Florenzi squalificati, possibile che giochi Cetin a destra con Santon a sinistra, meno Sans per Juan Jesus e Spinazzola nel weekend potrebbero cambiare maglia, e Junder al posto di Zaniolo. Juve Parma sarà delle ore 20:45, Ramsey con Dybala e CR7, Gervinho ci prova. Il posticipo di questa girone di ritorno sarà Atalanta-Spal alle ore 20:45, Codubian gioca dentro Castagne, chance di Francesco. Andiamo a vedere invece altre nuove notizie dello sport, come quello dell'Eurolega di basket, dove quella più star più immancabile di Eurolega, andate voi a cercarlo. Invece le belle notizie dello sci alpino a Wengen, Paris quarto dopo la chance di discesa in combinata. La servitore di mezzo manche per Tonetti in discesa. Infatti secondo è arrivato Tonetti, quarto Paris. Molto bene per questi due italiani. Ve lo ricordate della US Open, la maledizione del Pat Cash nella sua Melbourne. Sci alpino che rischio per Kvyatskhel, salto a filo di rete per lo svizzero a Wengen. Mamma mia, che rischio. Ve lo ricordate l'immancabile Muhammad Ali, quando sfidò e batte il razzismo nella sua Louis Valley. Altre notizie. Dakar, grave incidente a Dakar, driver in moto è caduto ed è in gravi condizioni all'ospedale di Riyadh. Altre notizie, bella questa invece la notizia che vi sto per leggere, del baseball, costruire una cultura vincente. Alissa Nagen è la prima allenatrice donna della storia della MLB. Bella. Questa invece è una brutta notizia che vi do. Ciclismo, vandalizzato il monumento dedicato a Marco Pantani. Foto rimossa e scritta ingiuriosa. Può succedere anche le papere nei campionati asiatici, dove il portiere del Vietnam, vietnamita, ha fatto una papera e la cosa di no, ringrazia. Invece è finita, se non mi sbaglio, la corsa della tappa 12 di auto
del Rally Dakar, dove Alonso sfiora la vittoria, terzo trionfo per Carlos Sainz. Invece nella moto Ricky Barber vince la corsa, l'ultima tappa va a Corneio Florimo. Andiamo invece a vedere le altre belle notizie, come quella su questa, a calcio la Scozia vieta il colpo di testa dopo i 12 anni, serve a prevenire il rischio di demenza. E beh, questa non è brutta come notizia. Le altre belle notizie, andiamo un po' a vedere chi è interessato alla NBA, dove questa notte hanno giocato l'NBA. Ligerman salva la partita all'ultimo secondo dalla fine. Il Pelicans in volo sulle ali del 49esimo di Ligerman, bene anche Melli. Come vi ho già detto, la Coppa Italia sarà Juve-Roma nell'ultimo quarto di finale, tabellone completo della Coppa Italia, dove ieri ha vinto 2-0 la Roma contro il Parma. Molto bene, Pellegrini leader, bene Smalling e Mancini, invece spaesato Kurtic. Eurolega, torniamo al basket, seconda sconfitta esterna consecutiva per l'Olimpia Milano, Maccabi Tel Aviv vince per 69-63. Altre notizie, andiamo un po' a vedere quella sui giochi olimpici, bravissime Katia Filippi, terza nella Mass Star a Losanna. Le altre notizie di calciomercato, andiamo un po' nel calciomercato, dove Serie A reina. Andai al Milan perché Donnarumma doveva essere venduto, poi rimase. Altre notizie di calciomercato ancora. Ramami al Napoli è fatta, subito le visite mediche, ma fino a giugno rimarrà al Verona. Altre notizie come quella su Liga Xavi. Ho detto no alla panchina del Barcellona, non era il momento giusto. Tornando poi a un'altra squadra come il Barcellona, però di basket, ferma la corsa del Benefice e dell'Eurolega, Real Madrid perde anche contro il Kinky. Altre notizie, andiamo un po' a cercarle. Pallanuoto europei, se siete bello concede il bis. Batte 10-7 la Francia e vedi i quarti di finale, bene questo. Zaniolo, piccolo spiraglio per l'Europeo, proprio Mariani dice, si vengono 3 mesi più la reeducazione. Altre notizie, andiamo un po' a cercarle, andiamo a vedere come siamo a questi tempi, no, non riusciamo, allora vi preannuncio che nella seconda parte vi leggerò i risultati giocati già ieri, di partite e non solo, ma vi parlerò anche delle programmazioni per questo weekend di calcio e di sport. Ciao a tutti e a dopo da Aldo Giordest e Rodonesta Radio. Mandi, a dopo.